Via. Ragazzi, quelli di Ginko 91, come nome d'arte cosplayer Ginko 91 ovviamente, sono qui dopo 2 anni, se ci ricordo bene, con Roberto Busto. Ciao a tutti ragazzi. E siamo con Game Time alle 1 euro, un filato 1 euro, in quale Games Week? Games Week 2016 ovviamente, è passato Games Week a Milano, è passato un po' di tempo dalla prima volta che abbiamo portato la VR a una Games Week, era il 2013. Nel 2013 abbiamo portato i primi prototipi di Oculus Rift e di K1 che tu avevi provato, scommettendo sulla VR. Nel 2014 abbiamo portato i prototipi di seconda generazione, quindi di K2. Nel 2015 abbiamo portato gli HTC Vive pochi mesi prima dell'effettiva commercializzazione, e quest'anno era il momento di fare, diciamo, il top facendo provare la VR, quella vera, definitiva, diciamo, fa un po' ridere dire VR vera, in realtà virtuale, reale, però insomma sono i prodotti commerciali, quindi abbiamo Oculus Rift finali, HTC Vive finali, un totale di 11 postazioni su PC powered by Asus ROG, realizzati da WinBlue. Quindi tecnologia al top per il gaming, con delle GTX 1070 fornite da Nvidia, quindi configurazioni che riescono a reggere i requisiti della VR. Che tipo di VR abbiamo portato? Abbiamo portato la VR che oggi è il top della realtà virtuale, quella di fascia più alta, quella che non è ancora per tutti, perché in questi giorni c'è stato, il 13, il lancio di PlayStation VR, che è la VR che arriva nei salotti, che arriva a tutti grazie a PlayStation 4, a Sony chiaramente, a una console che è molto diffusa, 40 milioni di unità vendute nel mondo, chiaramente dice un grosso potenziale di crescita e di penetrazione di PlayStation VR, che potrà fare molto per la VR. Non è ancora un prodotto consumer, perché costa comunque sempre 399 euro, ma è un prodotto che può portare questa tecnologia nelle case di tanta gente. Noi abbiamo voluto far vedere il passo successivo, HTC Vive, esperienze in VR chiamate Room Scale, con il corpo, tutto il nostro corpo che può essere utilizzato per muoversi in uno spazio virtuale, per interagire con oggetti virtuali, e poi Oculus Rift con queste postazioni racing, con Eleonora qui dietro che imposa postazioni racing, air seat e Thrustmaster, per sentirsi all'interno dell'abitacolo di una vettura, un'esperienza horror in VR su HTC Vive che è Brookhaven Experiment, a sparare ad orde di zombie, un'esperienza che ci porta sul pianeta Tatooine, che è il pianeta natale di Luke Skywalker per gli appassionati di guerre stellari, per maneggiare spade laser, respingere colpi dei troopers e veder partire e atterrare il Millennium Falcon, per cui tante esperienze per tante tipologie di giocatori, e quindi direi che un salto qui alla Games Week 2016 meritava e merita di essere fatto, e una bella visita allo stand di Nintendo. Facendo tutto 3 domande. La prima domanda è, rispetto all'ultima volta che ti ho fatto l'intervista, cosa ne pensi realmente? Dicono che abbiamo fatto la scommessa. Cioè, arriveremo ai livelli di World Cup Online? Te lo ricordi questa domanda? Certo, allora arriveremo. Cosa ne pensi te? Allora, c'è ancora. Mark Zuckerberg ha acquistato Oculus per Oculus VR per realizzare un grande social network in VR, quindi gli appassionati che hanno letto il bellissimo romanzo di fantascienza Player One di Ernest Cline ritroveranno qualcosa di Oasis in quello che è il progetto di evoluzione di Facebook, che diventerà un social network VR, o comunque con una parte VR presente all'interno del social network. Quindi secondo me ci vorrà tanto tempo, ma arriveremo ad avere un grande social network in VR dove interagiremo, dove apprenderemo, studieremo, faremo tantissime cose. Chiaramente dovranno scendere i prezzi, dovranno ridursi le dimensioni dei visori, dovrà migliorare la tecnologia, la qualità di visualizzazione. Ci sarà tanto da fare per poter arrivare al punto in cui questa tecnologia sarà veramente per tutti e realmente immersiva. Questo è ancora l'inizio. Ti ricordate come erano i primi cellulari? Grossi così, cioè, non era il massimo. Esatto, o come erano i primi televisori, e invece come sono oggi gli OLED da 65, 75, 100 pollici. Chiaramente sono più piccoli di diagonale, però comunque hanno una risoluzione altissima. Quindi è una questione di tempo, ragazzi. Bisogna dare tempo alla tecnologia di crescere, di evolvere e di arrivare là dove deve arrivare. Ok, poi faccio una domanda che mi era capitato tanto tempo fa, una tesi, una maturità. Certo. Questa domanda, la tecnologia in medicina, secondo te il visore VR ha qualche utilizzo nel mondo della medicina? È già utilizzato, sono già utilizzate le tecnologie di realtà virtuale per poter utilizzare, diciamo, per poter gestire in remoto, per esempio fare
telemedicina, quindi operazione a distanza. Un chirurgo che sa effettuare un'operazione magari molto complicata ed è l'unico che la sa realizzare, è magari molto distante dal paziente. Si possono utilizzare dei robot che sostanzialmente permettono, operando a distanza con un visore di realtà virtuale, di manovrare a distanza questi bracci meccanici e effettuare delle operazioni anche molto complicate totalmente in remoto. Quindi le applicazioni al di fuori del campo del gaming sono paradossalmente più complesse e più avveniristiche e molte di più rispetto a quelle nel campo del gaming. La realtà virtuale ha molte più possibilità fuori dal gaming di quante ne abbia nel gaming, paradossalmente. L'ultima domanda. Il VR, una volta abbiamo parlato, anche ho visto anche nelle interviste, il VR, VR e i costi è nell'utilizzo comune. Sì. Allora, c'è già il rischio, ad esempio, parlare con l'applicazione Pokémon Go che può creare degli incidenti. Secondo te, il VR magari mobili, possiamo dire, come Pokémon Go, venga utilizzato sotto forma di VR in realtà aumentata? C'è la possibilità che si realizzi e questo sia un bene o un male? Ma allora, guarda, sostanzialmente realtà virtuale e realtà aumentata potranno ad un certo punto, diciamo in un certo momento, confluire. Se stiamo a vedere, lo stesso HTC Vive ti offre la possibilità di mixare realtà virtuale e realtà aumentata, perché ha una telecamera frontale che ti permette di vedere quello che succede fuori dal visore. Quindi è possibile che in futuro esistano dei dispositivi che ti offrono sia realtà virtuale, cioè immagino un paio d'occhiali dove nel momento in cui tu sei seduto comodamente in auto, sul treno, in metropolitana, attivi la modalità realtà virtuale, gli occhiali si oscurano, diventano uno schermo e tu sperimenti magari un'esperienza in realtà virtuale, un gioco, un film. Nel momento in cui invece sei in giro, la lente polarizzata fa sì che l'occhiale sia trasparente, che tu veda, ma con in sovraimpressione dei dati di realtà aumentata, come possono essere quelli dei Google Glass. Questo mix di realtà virtuale e realtà aumentata è un tipo di dispositivo che potrebbe essere molto probabile in futuro. Con l'ultima scena ci avevano detto occhiali oscurati, mi ha ricordato Jeff Schumann, che è uno dei titoli anche dominanti nel mondo della realtà virtuale. Secondo te, c'è la possibilità, questa domanda aggiuntiva la faccio io perché me l'hai fatto ricordare, la realtà virtuale è anche la meccanizzazione umana, cioè come la protesi e tutto. Certo. Invece Schumann è molto presente, soprattutto nell'ultimo capitolo, Make and Divide, giusto? Cosa ne pensi questa possibilità, magari nella realtà, possa succedere? Ma io spero onestamente, voglio dire, l'augmentation, cioè spero onestamente che non si vada verso questa sorta di transumanesimo, che non si vada, voglio dire, verso il superuomo aumentato attraverso innesti cibernetici. Quindi amo, voglio dire, la fantascienza, sì. Mi piacciono le prospettive che mi aveva raccontato la fantascienza negli anni Ottanta di voglio dire, di entrare all'interno dei mondi virtuali, del cyberspazio, del metaverso. Questa parte mi piace perché posso staccare la spina quanto voglio. Nel momento in cui tu mi dici ok, cyberjack, innesti neurali e altre cose, diventano un pochettino più, preferisco, voglio dire, restare 100% umano e mettermi in testa un visore. Per cui comunque la possibilità che c'è col trick di Viva, che ha fatto The Human, quando era uscito tanto cadetterà negli anni 90, era uscita la prima coppia, giusto? La visione del visore, secondo te potrebbe essere un anticipo di questo creatore oppure una visione futura? Ma quella dei visori, ma guarda, in realtà il discorso è, guarda, i visori vengono da lontano, per cui i visori vengono dagli anni 50 del secolo scorso, quando sono fatti i primi esperimenti e sostanzialmente erano delle vere e proprie televisioni fissate alla testa che creavano un'esperienza di visione cinematografica, non era così portatile. La prima idea di visore della realtà virtuale più compatto risale sostanzialmente agli anni 90, quando sono arrivati i prodotti come il VFX1 e c'erano i sistemi virtuality, però all'epoca non c'era la tecnologia, i display non erano adatti e quindi c'erano troppe limitazioni che hanno fatto sì che la realtà virtuale facesse flop all'epoca, e adesso invece ci sono le possibilità perché ce la faccio. Per cui posso dire, la realtà del progetto è diventata il visore virtuale, come dicevo in modo ironico, è diventato realtà. Per cui abbiamo scommesso 2 anni fa su un progetto che poteva anche in un certo senso fallire, se vogliamo essere onesti, certo. Che non era tutto perfetto 2 anni fa. Infatti. Per cui voglio dire, hanno scommesso bene? Io dico sì, lui? Ma io dico che bisogna credere in questa tecnologia, quindi abbiate fiducia, provatela e poi fatevi la vostra idea. Vi ricordo che siamo all'evento Games Week 2016, nell'area VR, secondo piano praticamente. Sì, esatto, padiglione 4, Game Time, passate a trovarci. Se siete in queste zone potete passare, se non siete in queste zone. E qualche saluto particolare? Nessun saluto, un saluto a tutti gli amici, voglio dire, che ci stanno seguendo in questo momento e che seguono Ginko.
Ciao a tutti, qui 591, Let's Rock con Game Time. Questo è tempo di Game Time. Ciao ragazzi.